Ciao, sono Gianluca Bocci e come hai visto dalla copertina sono qui al Pala Congressi di Rimini in occasione di Sintonie. Una giornata di sole stupenda, un caldo davvero pazzesco, una giornata da andare al mare che forse è l'unico difetto di questa edizione alla fiera, ma ve ne parlo alla fine. Sono molto soddisfatto perché subito ho avuto una bella soddisfazione. Avete presente il video dell'anno scorso? Ve lo rimando qui sopra in scheda. Avevo fatto una critica, ma una critica costruttiva, nel senso che ho detto che l'ascolto in cuffia fatto in ambienti misto diffusori e cuffie non funziona, perché una cuffia bella, una cuffia magari aperta, il rumore dei diffusori ci dà fastidio. E quest'anno ringrazio Marco Angelucci, che con cui ho scambiato alcune telefonate, mi ha dato ascolto e ha creato una stanzetta tranquilla con tante belle postazioni, 7 in tutto, dedicate all'ascolto in cuffia. Quindi chi voleva si poteva mettere lì in tutta tranquillità, in silenzio, divertente che le persone entrando in quella stanza istintivamente parlavano sottovoce, mentre quando entri su una stanza con dei diffusori parli anche a voce alta, perché comunque non è così. Quindi davvero un bel passaggio da uno scambio appunto di critiche costruttive a un ottimo risultato. La seconda cosa che per me è stata davvero bella è il fatto di vedere tante aziende italiane, quindi non solito i soli produttori americani, inglesi e chi ne più ne metta, molti ovviamente dell'Oriente, ma aziende italiane come la Spirit Torino, come la Moden Audio, che il nome dice ovviamente che sono emiliani, quindi quella zona, e anche la Solid Steel, quindi cuffie, amplificatori e mobili audio fatti da italiani e soprattutto, parlando con queste persone, fatti con passione. È la cosa bella trovare che un prodotto fatto con passione è un prodotto che poi si apprezza ascoltandolo. Bello poi, ma ovviamente è questo il vero bello di una fiera, poter ascoltare impianti che non potrei mai permettermi in vita mia, sia per un discorso economico, che si parla di centinaia di migliaia di euro, ma anche per un discorso di spazio. Uno avrebbe bisogno di una stanza dedicata a quello, una stanza enorme, una stanza ben trattata acusticamente. Non è possibile. Qui sì, ho provato con le mie orecchie degli impianti fantastici, tipo quelli con gli amplificatori della Dartzil collegati alla sorgente DCS e i diffusori. Magico, davvero qualcosa di fantastico, non c'è altro da dire. Altrettanto mostruoso, sia come prezzo sia come risultato, gli amplificatori audio research collegati ai diffusori Wilson, anche qui da applauso. Qui devo farvi però una parentesi: quando ho ascoltato, sono stato qui anche ieri, i diffusori appunto Wilson con un'applicazione audio research si sentiva male, ma ero spostato molto a sinistra. Oggi invece mi sono andato lì presto, mi sono messo al centro e sì, il suono sul punto centrale, se i diffusori sono stati posizionati bene, ma si aspetta, è tutto un altro discorso. L'ascella e il palcoscenico sonoro finalmente va a fuoco. Quindi se venite qui appunto a Sintonie anche negli anni successivi, visto che quest'anno sono 3 date, cercate di fermarvi almeno 2 giorni o comunque dalla mattina alla sera, in modo da farvi prima un'idea delle varie sale, e le sale davvero sono tante tante. Quest'anno sono anche aumentati gli espositori rispetto all'anno scorso. Una volta individuate le sale che vi piacciono, cercate di sedervi nel posto migliore, magari chiedete il personale qual è il posto migliore, ma solitamente è davanti al centro, e poi mettete su come sempre la vostra musica. Vi rimando anche a quest'altro video in cui vi consiglio come almeno scegliere secondo me i brani da portarsi, da provare là dentro, perché altrimenti, ragazzi, lo sapete, qui jazz e classica come se non ci fosse un domani. Altra cosa molto bella è quella di andare a ascoltare i veri professionisti.
veri giornalisti del mondo dell'AV, perché io non sono un professionista in questo settore, che appunto non lavoro per nessuna testata. E mi raccomando, il programma che viene consegnato all'ingresso, consultatelo, altrimenti vi andate a perdere persone come Marco Cicogna, un professionista che apprezzo perché riesce a unire informazione e intrattenimento. Quindi il suo ascolto guidato è un vero piacere, si ascolta ottima musica, jazz, classica, ma soprattutto si capisce bene cosa andare a ascoltare mentre si seguono questi brani. Ho apprezzato anche molto Marco Benedetti, che ha fatto un vero valzer delle testine, è arrivato lì con le sue scatoline, con 22 testine se non ricordo male, e ha cominciato quindi a far capire come l'ascolto del vinile, quindi l'ascolto con il buon vecchio giradischi, sia un vero piacere appunto di poter cambiare la resa sonora, la firma sonora, semplicemente cambiando questo oggettino prezioso, è lui che in fondo viene chiamato fonorivelatore, è lui che crea il suono, e lì c'è il piacere. Infine è stato bello il mettersi in gioco. Ho fatto sia un evento dedicato all'ascolto in cuffia, mi è fatto piacere anche vedere alcuni addetti ai lavori che sono venuti a seguirmi e con cui ho scambiato anche alcune informazioni tecniche, che appunto, ripeto, non sono un così tanto tecnico in ambito audio, in ambito fotografico, insomma, qualcosina di più. Ed è stato anche bello, se vogliamo anche un po' imbarazzante, stringere la mano all'incirca una quindicina di voi. Non siamo arrivati a 25 come dicevo in questa live, quindi niente balletto in questo video, però comunque è stato bello, emozionante, un po' imbarazzante, perché quando uno mentre cammina ti ferma: oh Bocci, e tu non sai cosa dire, ma davvero, vi ripeto, mi ha fatto molto molto piacere. Quindi davvero una bella fiera, se la vi siete persa non vi perdete quella 2019. L'unica cosa con cui ne ho parlato sia con Marco Cicogna sia con lo stesso Marco Angelucci, l'organizzatore, secondo me la fiera dovrebbe essere rimandata più verso l'inverno, perché una giornata così splendida, tanto sole, le persone secondo me dicono: ma mi metto su una poltrona a ascoltare la musica, ma meglio andare al mare a farsi una passeggiata con amici oppure famiglia. Ma comunque per me, bellissima sintonia. Ho sognato e so che il mio portafoglio è a rischio perché la scimmia è lì. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.